Sono Massimo Palanca, sono nato a Loreto in provincia di Ancona, ma sono di Porto Recanati. Sono nato a Loreto perché a Porto Recanati non c'era l'ospedale, perciò sono nato lì. E sono nato nel 21 agosto del 1953. Praticamente ho vissuto i primi anni della mia vita in un campo sportivo dove mio padre faceva il custode, perciò diciamo che sono nato con il pallone fra i piedi ed è stata sempre la mia grande passione, questa di giocare a pallone. A volte addirittura facevo anche delle partite da solo, dentro al campo facevo attaccante e difensore insieme, perciò mi è rimasta nel sangue questa cosa. Poi diciamo nel 1970 sono approdato al Camerino, che allora giocava in Serie D, dove sono rimasto a casa del presidente, che mi ha fatto studiare, mi ha fatto praticamente da secondo padre. Lui e la sua famiglia mi hanno accolto veramente bene, la famiglia Santacchi. Sono stato 3 anni al Camerino, 1 anno di Serie D e 2 anni di promozione. Poi sono approdato al Frosinone. Al Frosinone perché il mio allenatore del Camerino era un ex giocatore del Frosinone, il quale fu richiamato a novembre dal Frosinone, appunto, e mi portò a fare un provino. Mi prese il Frosinone, feci 1 anno di Serie C. Questo si parla del 1973-74. Vinsi la classifica dei cannonieri con il Frosinone in un girone molto difficile che era il girone C della Serie C, appunto. E poi fui opzionato così dalla Regina. Io dovevo andare a Reggio Calabria. Però misi la clausola che se la Regina fosse rimasta in Serie B, io sarei andato, altrimenti Serie C per Serie C. Sarei rimasto a Frosinone. La disgrazia volle per la regina che retrocesse in Serie C e subito si fece avanti il Catanzaro che mi acquistò nell'anno 1974. Questo praticamente è il mio primo gol che ho segnato a Catanzaro. Perché già avevo segnato in Serie B, avevo segnato ad Alessandria. Praticamente è stato un anno abbastanza tribolato per me. Non riuscivo a dare quello che avrei voluto dare. E praticamente c'è stata questa mischia un po' in area di rigore dell'Atalanta. La palla si è innalzata, io con le spalle alla porta ho girato, ecco, l'ho girata in rete, la cosa istintiva, e praticamente è stata una delle mie più belle reti, diciamo. E questo è maggior soddisfazione, mi ricordo che erano presenti anche i miei genitori, perciò penso di aver dato loro una grossa soddisfazione. A Reggio Emilia il Catanzaro, seguito da almeno 10.000 tifosi arrivati da ogni parte, ha dovuto soffrire fino all'ultimo minuto per conquistare la promozione in Serie A, senza ricorrere a uno spareggio col Varese che a 3 minuti dalla conclusione dell'incontro sembrava inevitabile, contro una Reggiana che, pur condannata alla Serie C già da alcune settimane, ha onorato validamente il proprio impegno. Il Catanzaro ha attaccato in continuità, concedendosi solo qualche periodo di stasi per rifiatare. La fluidità della sua azione ha risentito però a tratti della fatica dell'incontro di recupero con il Novara, del caldo torrido e di un campionato stressante. Al quarto, un lungo traversone di spelta attraversa tutta la luce della porta reggiana e va fuori. All'undicesimo, un forte tiro di Maldera è deviato in angolo dal portiere Piccoli. Al 21esimo, colpo di testa di Palanca a fil di traversa. Al 36esimo il portiere della Reggiana Piccoli devia con la punta delle dita su Vignando, ma nessun attaccante del Catanzaro è lesto ad approfittarne.
Si ripete subito dopo Piccoli, deviando con qualche difficoltà un altro tiro di Palanca. Chiusura del tempo con Pellizzaro che devia con difficoltà un tiro di Frutti. Nella ripresa al 12esimo, gran parata di Piccoli su Nemo che 6 minuti dopo tira fuori da posizione molto favorevole. Alla 23esimo il Catanzaro va in gol, a solo di Vignando e gran tiro in diagonale. La palla ribattuta dal palo è ripresa da Palanca che segna. Al 37esimo in prota tutto solo davanti alla porta sbaglia clamorosamente e al 42esimo la Reggiana pareggia. Traversone di Domenicali e gran botta al volo di Frutti dal basso all'alto. Due belle parate di Piccoli in un minuto, poi il gol vincente di Improta smarcatosi molto bene in area. È il gol della promozione in Serie A e del trionfo. Questa è stata una partita che praticamente è il preludio alle grandi soddisfazioni che io ho avuto nel giocare nel Catanzaro. Era una partita, questa qua, decisiva, l'ultima partita. Eravamo, devo dire la verità, anche un po' sulle gambe. Era un'ultima partita, caldo afoso, veramente venivamo anche da una partita di recupero con il Novara che vincemmo per 3-0. Perciò eravamo abbastanza provati. Vedere lo stadio di Reggio Emilia pieno di bandiere di colori giallorossi era una cosa veramente eccezionale, perciò non potevamo deludere tutta quella gente, perché quando giocavamo al nord con il Catanzaro arrivavano anche da, oltre che dal paesi del nord tipo Torino, Milano, arrivavano anche dall'estero. Noi vedevamo anche gente che veniva dal Belgio, dalla Svizzera, dalla Germania. E veramente non potevamo deludere questa gente. E noi andammo in vantaggio, ci sembrava fatta, invece giustamente la Reggiana non ci ha regalato niente. E praticamente a 4 minuti dalla fine c'è stato un gran gol veramente bello di Frutti che rischiava di vanificare tutto quello che di positivo eravamo riusciti a fare. Però nel quasi quasi allo scadere un gol di Gianni Improta ci permise di vincere quella partita e ottenere quella meritata promozione che era frutto di una stagione veramente fatta molto bene, insomma. Ultima senza reti fra Catanzaro e Napoli. Accorsi in 30.000, di cui 8.000 napoletani, per salutare il ritorno del Catanzaro in Serie A, la festa non può dirsi sia stata guastata da nulla di fatto che alla fine ha accontentato tutti. La squadra di Di Marzio, senza complessi contro un forte Napoli, ha fatto vedere le cose migliori nel primo tempo soprattutto, con Improta che dalla destra crossa per Sperotto, che di testa mette sulla traversa. Quindi è la volta di Nemo che dopo una lunga fuga sulla sinistra lancia al centro dove rompe Palanca che manca di poco il bersaglio. Replica il Napoli, ricevendo da calcio d'angolo, Giuliano colpisce molto bene di testa, Pellizzaro para ma non trattiene sulla linea di porta e Vichi che libera. Ancora due pericoli per la porta calabrese, quasi al limite dell'area Vichi a terra Chiarugi che poi batte la conseguente punizione costringendo Pellizzaro a salvarsi in angolo. Nel secondo tempo il Napoli al quinto va quasi a un soffio dal gol, su tiro di Massa e la traversa a dare una mano a Pellizzaro. Ancora in primo piano al quarto d'ora della ripresa Massa, che dopo una lunga fuga sulla sinistra, supera Banelli ma non Braca che lo atterra. Il Catanzaro tenta la reazione con un tiro cross di Banelli che trova pronto alla parata Carmignani. Questa praticamente è la partita che diciamo che non dico il punto di arrivo, però dicevamo prima di essere nato con il pallone fra i piedi e l'aspirazione, il sogno era quello di giocare in Serie A. Ecco, quella partita praticamente ha coronato il mio sogno da bambino. È stata una partita molto difficile contro un forte Napoli. Per noi era, per tanti di noi era la prima partita in Serie A, perciò c'era anche un po' di emozione. Però ce la cavammo bene,
meritando anche il punto che abbiamo conquistato. E abbiamo fatto una stagione abbastanza tribolata in quell'anno. Questo praticamente è il mio primo gol in Serie A. Giocavamo contro l'Inter ed era Davide contro Golia. Però giocammo, non dico proprio alla pari, ma quasi, ecco. E questo praticamente è un gol che segnai di testa. E per me, in mezzo ai giganti della difesa dell'Inter, non era tanto normale, insomma. Però riuscì lo stesso a inserirmi in mezzo ai difensori dell'Inter e colpire bene la palla di testa e insaccarla. Per me è stato senz'altro un giorno bellissimo, il coronamento di un sogno, però... devo dire che anche per i miei genitori, mio padre Renato e mia mamma Liliana, è stata una grossa soddisfazione. Poi considerate che io sono il quinto di otto fratelli, perciò 6 femmine e 2 maschi, perciò avevo già un tifo numeroso da parte della mia famiglia. Mio fratello pure Gianni ha giocato a calcio, ha giocato fino alla Serie B col Taranto, con il Palermo, perciò mio padre ha giocato con il Porto Recanati in Serie C, perciò è una tradizione che si ripete questa. E l'esordio che io ho avuto con il Catanzaro lo devo anche a loro. Questa è l'ultima partita del campionato nel quale retrocedemmo. Praticamente siamo arrivati ormai, eravamo ormai già retrocessi, però ci tenevamo anche a fare bella figura. Incontravamo anche una Lazio abbastanza forte per noi e in questa partita... Come la partita con l'Atalanta, mi riuscì di fare un altro gol in rovesciata ed è stata una grossa soddisfazione anche questa. Però ripeto, non è stata una gioia, si può anche vedere, non è stata una gioia completa perché oltre ad aver perso la gara abbiamo anche perso la Serie A. Sono venuti in 30.000 con rappresentanze dei club calabresi sparsi per tutta l'Italia e persino dall'estero per festeggiare il ritorno del Catanzaro in Serie A. In 8 anni è la terza volta che la società calabrese, sempre protagonista in Serie B, prende posto fra i grandi del calcio. Sotto un sole equatoriale la folla ha manifestato il suo entusiasmo in un tripudio di colori e suoni, anticipando i festeggiamenti prima ancora dell'inizio della partita. A far da spalla il Como, che in questi 90 minuti ha visto sfumare la Serie B ed è stato retrocesso in Serie C. L'incontro è vissuto praticamente soltanto sul bel gol di Palanca, che si conferma così capocannoniere del campionato cadetto. La rete appena al terzo minuto di gioco, eccola, lungo passaggio di Ranieri, Palanca piomba in aria, evita un difensore da sinistra a destra in sacca. Lo stadio esplode e comincia l'attesa del fischio finale del signor Rosario Lobello, che non ha avuto difficoltà a condurre in porto un incontro ormai senza storia. Fischio finale, gran bagarre, invasione pacifica di campo, scende di commozione e allegra follia, colpa forse del sole ma anche della felicità dei tifosi. Questa è stata un'altra promozione difficile da ottenere perché nel giro di 2 anni siamo passati dalla Serie A alla Serie B e poi il ritorno in Serie A ed è difficile questo per una società. Mantenere le stesse motivazioni e gli stessi interessi. Noi ci siamo riusciti, quello è stato un anno veramente speciale per me perché mi ha consentito anche di vincere la classifica dei cannonieri in Serie B e farlo in una città del sud, in una città come Catanzaro per me è qualcosa di speciale perché i calabresi, i catanzaresi così mi sono entrati veramente nel cuore
I miei affetti più grandi sono verso Catanzaro. Mio figlio è nato a Catanzaro, insomma, i migliori amici ce l'ho a Catanzaro. Praticamente è una città che mi ha dato veramente tanto. Ho ancora una piccola casetta e spero di andarci. Ci sono andato spesso negli anni passati e spero di ritornarci ancora, perché lì veramente mi vogliono bene e questo affetto è senz'altro ricambiato da parte mia. E passiamo ora ad un'altra partita, quella di Roma. Il Catanzaro ha vinto per 3-1 e Palanca ha realizzato una tripletta. A te Galeazzi. Possiamo vedere le immagini di questo, ecco il primo gol di Palanca ed è un gol sul calcio d'angolo, è uno specialista Palanca su questi gol. Adesso vediamo l'azione del rigore della Roma ad opera di Zanini, che ha atterrato Rocca, ed è il rigore di Bartolomei, è il primo rigore in favore della Roma in questo campionato. Ancora un errore di Spinosi ed ecco Palanca che è stato prontissimo a mettere in rete, a punire Conti con questo tiro violentissimo sulla sinistra. Ed ecco ancora Palanca al secondo tempo, aspetta l'uscita di Conti, non fida, è la terza rete. Bisogna ancora dire che la Roma ha giocato in 10 per l'espulsione di Santarini, mentre il Catanzaro ha colpito un palo con Nicolini. Ah, questa è stata una partita storica che i tifosi del Catanzaro, ai tifosi del Catanzaro rimarrà impressa penso per tutta la vita. Questa era una partita dove allora il filmato, il telecronista non ha parlato dell'allenatore. Noi avevamo come allenatore Carlo Mazzone, praticamente un romano verace. Questa partita la sentiva molto, perciò durante la settimana è stato abbastanza categorico verso noi giocatori nel cercare di inculcarci proprio la mentalità giusta per affrontare questa gara. E noi, siccome volevamo molto bene a questo allenatore, che per me è uno dei più grandi allenatori del calcio italiano, noi abbiamo cercato in tutti i modi di esaudire i suoi desideri, perché lui ci teneva molto a questa gara. E il primo gol addirittura è venuto su calcio d'angolo, però c'è un antefatto, perché alla partita di andata io lo stesso segnai su calcio d'angolo, però non me lo assegnarono perché sulla linea di porta Francesco Rocca l'ha toccata con la testa. Non è come oggi, che adesso anche se il tiro va fuori e lo tocca un difensore, la manda dentro e viene assegnato il gol a chi ha tirato. Allora no, allora questo gol praticamente non me lo diedero, autorete di Rocca, perché dicevano che l'aveva messa dentro lui, e invece è capitato che la partita di ritorno, praticamente stessa posizione, cioè alla sinistra del portiere, io ho tirato e ho fatto gol direttamente. Però anche qui c'è da dire che il calcio d'angolo non si può segnare da calcio d'angolo senza la collaborazione di almeno un compagno di squadra. Io avevo Claudio Ranieri che si metteva sempre davanti al portiere cercando di distrarlo sempre regolarmente, magari saltellando, facendo qualche azione di disturbo. Magari capitava che il portiere si distraeva un attimo, era tardi e la palla era già dentro. Ecco, se noi prendiamo un giocatore e un portiere, un giocatore che tira in porta con un portiere... penso che sia impossibile fare gol. Io dico che ci vuole sempre la collaborazione dei compagni di squadra. Quando parte pare voglia sbranare il Catanzaro. Sabadini, come vedete, salva in extremis. Poi però il Milan si ingolfa mostrando il suo lato peggiore e soltanto per Albertosi, Buriani e Baresi alla fine ci sarà la sufficienza. Il Catanzaro fa un figurone, fatta una stima obiettiva di quanto accaduto, si scopre che ha costruito il maggior numero di palle gol. L'unica azione pulita dei campioni, questa, cross di Bigorn e colpo di testa alto di Chiodi. Un tifoso rossonero nell'intervallo suggerisce:
Perché non dite chiaro e tondo che il Milan è imbottito di brocchi? L'ha detto lui, noi riferiamo. Il tifoso peggiora sensibilmente il proprio giudizio nella ripresa quando vede Albertosi minacciato prima da Orazzi e poi da Zanin. Per ragioni di buon gusto, oltre che di censura, vi risparmiamo le nuove considerazioni della popolazione milanista che ha invano cercato di stimolare i vecchi eroi annunciando l'1-0 dell'Olimpico. Ci sono state due fiammate, una traversa colpita da De Vecchi su punizione e un palo di Novellino. Quanto basta per fornire al Milan il solito alibi chiamato sfortuna, ma la Iella non c'entra. Il Catanzaro oggi non meritava di perdere, il Milan ha disputato la peggior partita del campionato. Troppa gente acciaccata, il resto mediocre. Massimo Giacomini lo sa meglio di tutti, ma forse è proprio l'unico che non può permettersi il lusso di dirlo a voce alta. Massimo Palanca è la stella del Catanzaro da circa 5 anni, ha 26 anni, è nato a Porto Recanati, alto 1,71, pesa 61 kg, una stellina diciamo. Da un'intervista pubblicata oggi dalla Gazzetta dello Sport, in questo momento il tuo ufficio stampa funziona moltissimo perché stasera sei qui, stamattina eri sul giornale. Risulta che Palanca è un ex povero, un ex monello, un futuro geometra che adora la moglie e il figlio Marco. Risulta anche che ti senti vecchio rispetto a un ventenne, ne hai soltanto 26 di anni. Beh, chiaramente non mi posso ritenere un giovanissimo. Al giorno d'oggi, a 26 anni, nel nostro mondo si comincia già alla discesa, diciamo. A pensare alla pensione, siamo già a questi livelli. No, la pensione no. Io ne ho 40, mi devo suicidare. Adesso appena finita la trasmissione. La pensione no, comunque bisogna pensare al futuro. Oggi sei stato convocato per la sperimentale che giocherà a Genova, quindi un giorno importante. Rossi, Bettega, Giordano, Graziani e altri, che sono sempre nel palazzo, diciamo così, sono più bravi o più fortunati di te? Beh, se sono chiaramente a certi livelli io penso che sono anche più bravi. Poi bisogna anche considerare che loro hanno una squadra alle spalle che gioca praticamente per loro. Ecco, in assoluto, quali sono la tua squadra preferita e il tuo giocatore preferito, a parte il Catanzaro? Beh, una squadra preferita proprio non c'è. Perché hai fatto il tifo, non so, quando... Ecco, quando ero bambino facevo il tifo per la Juventus, perché le Marche era un po' un feudo juventino. E il giocatore è senz'altro Paolo Rossi, un ragazzo molto in gamba. Se ti risulti, sempre attraverso queste interviste che abbiamo letto, un marito fedelissimo. Se telefonasse Ornella Muti, secondo te vorrebbe un autografo o pensi subito a qualcosa di più? Beh, magari... Se mi telefonava prima di conoscere mia moglie ci sarei andato, ora penso di no. Quanto costi Massimo in questo momento? Qual è il tuo prezzo? Beh, chiaramente le nostre valutazioni le fanno sempre le società, direttori sportivi. Per un miliardo ti venderesti? Se il miliardo verrebbe a me, sì. Ah sì, anch'io, io per molto meno. Senti, per concludere, dimmi qual è secondo te, anche alla luce dei risultati di oggi, alcuni molto sorprendenti, la squadra che vincerà il campionato? Per me non vince nessuno, se ti interessa. Ai punti, alla fine, qualcuno deve per forza vincere. Sì. E io penso che vincerà l'Inter, perché gli sta girando tutto giusto. Ancora una notizia di calcio. Enzo Berzot ha convocato per domani a Santa Margherita Ligure 16 giocatori per la partita di mercoledì prossimo a Genova tra l'Italia cosiddetta sperimentale e la Germania B. Portieri Corti e Piotti. Difensori Canuti, Bini, Cabrini, Manfredonia. Centrocampisti Pasinato, Marini, Bellini, Casagrande, Buriani, Zaccarelli, Di Bartolomei. Punte Altobelli, Graziani e il nostro ospite di stasera, Palanca. Questa è stata un'altra pagina molto positiva per me, anche perché io ho avuto sempre un rapporto contrastato con le nazionali, perché quando giocavo nei dilettanti, proprio all'ultima giornata, prima della all'ultima giornata di campionato, prima della convocazione, mi infortunai a un ginocchio e non potei prendere parte alla nazionale dilettanti. Nel 74-75, quando giocavo a Frosinone,
avevo fatto tutte le selezioni con Enzo Bearzot per la nazionale di Serie C. Dovevamo partire il lunedì e praticamente la domenica giocavamo a Trapani, in Sicilia. E praticamente si scatenò l'ira di Dio meteorologico e praticamente non potei lasciare la Sicilia e persi anche quel tram della nazionale di Serie C. Questa volta invece con la nazionale maggiore, diciamo, rimasi il giorno prima nei paraggi proprio per evitare qualsiasi sorpresa. È stata una pagina veramente, io penso che per un giocatore che gioca in Serie A, che gioca in una squadra di provincia, essere convocato con la nazionale maggiore è un motivo di grossa soddisfazione sia per lui che per la società dove gioca. Perciò io ebbi una grossa soddisfazione e la ebbi anche per la mia società. La rappresentativa B della Germania occidentale ha superato questa sera allo stadio Marassi di Genova la nazionale sperimentale italiana per 2-1. I tedeschi, passati in vantaggio dopo appena 8 minuti di gioco con Fege, hanno confermato di essere i migliori in Europa, anche se gli azzurri almeno nel primo tempo hanno saputo replicare azione su azione. Rivediamo il primo gol, cross di Martin, testa di Hennes e tiro radente di Fege. Qualche occasione per segnare l'hanno avuta anche gli azzurri, come su questo corner di Palanca ripreso di testa da Di Bartolomei. Ancora i tedeschi in gol al 13° della ripresa, è un'azione che sorprende la retroguardia azzurra e che consente a Dieter Hennes di battere Corti subentrato nel secondo tempo al posto di Piotti. Al 35° accorciano le distanze gli azzurri sull'unico angolo della ripresa, tiro di Buriani ribattuto, cross di Di Bartolomei e tocco conclusivo di Altobelli. Il secondo appuntamento azzurro è in programma domenica allo stadio Flaminio di Roma tra la nazionale juniores e la Jugoslavia in un incontro di qualificazione per le Olimpiadi di Mosca. Rivediamo il gol degli italiani, ecco il tiro di Buriani. Di Bartolomei va a raccogliere il pallone prima che si concluda sul fondo e Altobelli lo mette in rete. Anche qui c'è stata, diciamo, la soddisfazione di questa gara. Io mi ricordo che allora c'era Gigi Peronace che praticamente era il factotum un po' delle nazionali. Lui, essendo un calabrese, arrivavo io che giocavo in una società calabrese, appunto, e mi tenne, diciamo, a battesimo. Mi diede delle dritte, delle piccole cose, tipo il comportamento che bisognava tenere, l'impegno che bisognava mettere. E questo è stato anche di grande aiuto per me. Battendo per 2-0 il Napoli, il Catanzaro si è riconciliato con il suo pubblico ed essendosi assicurato il terz'ultimo posto, spera di poter rimanere in Serie A nel caso di retrocessioni decise dalla disciplinare. I giallorossi non hanno dovuto in verità faticare molto per superare un Napoli evanescenti. Questa di Vinazzane si può dire sia l'unica occasione incisiva degli azzurri nel primo tempo. Ecco Vinazzane, il suo cross sta per partire. Un difensore del Catanzaro però spedisce fuori. Il Catanzaro va in vantaggio al 40° del primo tempo con una punizione bomba di Palanca. La rivediamo in ripetizione, è il 9° gol di Palanca in questo campionato. Al primo minuto della ripresa, seconda rete per il Catanzaro. C'è un disimpegno azzardato del centrocampo napoletano, si avventa Bresciani che batte ancora Castellini mettendo al sicuro il risultato. Subito dopo, appena messa la palla al centro, sfugge in contropiede Palanca, cerca di passare, gli si fanno incontro in diversi e il difensore napoletani, il suo tiro viene ribattuto e poi definitivamente passato a Castellini.
Qui vi rivediamo ancora Palanca, il passaggio a Maio, il tiro alto. La debole reazione del Napoli sul finire non crea problemi al Catanzaro, che, come dicevamo, spera ora nella disciplinare. Per il Napoli la conclusione, la partita di oggi è la conclusione di un altro campionato senza storia. Questa è stata una pagina veramente amara, ma non soltanto per noi, ma era proprio per tutto il calcio italiano, perché era l'anno del calcio scommesse. Praticamente noi lottammo per arrivare terz'ultimi, perché una squadra era sicuro che sarebbe retrocessa, appunto per le vicissitudini del calcio scommesse, anche perché c'erano implicati dei dirigenti, erano implicati direttamente dei dirigenti, allora c'era per forza la retrocessione diretta, e lottammo proprio per non arrivare penultime o ultime addirittura. C'era un campionato praticamente nel campionato, lottavamo noi e l'Udinese, poi mi sembra che ci salvammo noi sicuro, adesso non mi ricordo se anche l'Udinese, però ci salvammo tutte e due. E questa era una partita da vincere a tutti i costi, noi ci siamo riusciti e siamo riusciti sbloccando con una mia punizione. Io ho sempre tenuto molto in considerazione il modo di calciare, il modo di battere le punizioni, forse facilitato anche dal mio piede che è piccolo, numero 37, riuscivo ad imprimere delle traiettorie sia di esterno che di interno, che magari per i portieri poteva essere di una difficoltà estrema. 2-2 fra Catanzaro e Bologna, tanti gol, tanto bel gioco e un mucchio di emozioni, una partita vibrante fra due squadre in salute e che a fine campionato sta mostrando il meglio senza risparmiarsi, pur non avendo più alcun problema di classifica. Si comincia subito alla grande, attacchi e contrattacchi, ed è Zinetti a mettercela tutta per salvarsi, prima da Mauro e qualche minuto dopo da Ranieri, abbrancando forse palla e avversario. Fiorini del Bologna non fa rimpiangere Neas, ed ecco la quindicesima impegnare a fondo il portiere del Catanzaro, e sarà proprio Fiorini in contropiede, molto ben sfruttati dal Bologna, a segnare. 28esimo, gran discesa di Bullo, e Fiorini è lesto a sfruttare l'incertezza della difesa calabrese. Ma Palanca oggi in gran vena rimette le cose a posto con questo tiro direttamente dal calcio d'angolo, una sua specialità. Un minuto dopo, sapiente tocco ancora di Palanca e Borghi rasenta il palo. Ma è il Bologna a raddoppiare con quest'abile punizione. Tocco di Colomba, siamo al 42esimo e Fabbri non sbaglia. Ripresa sempre a tutto ritmo, il Catanzaro cerca il pareggio e magari qualcosa di più. Ecco Borghi in sandwich fra due difensori del Bologna, il pubblico richiede il rigore, ma non l'ha. Arriva però al decimo per fallo su Sabadini. Palanca incaricato del tiro, centra in pieno il palo. Ci riprova Palanca al 17esimo, ma Zinetti mette in angolo. Ribatte il Bologna, sempre con Fiorini, e Menichini riesce a bloccarlo. Poi arriva il meritato pareggio del Catanzaro. 24esimo, verticale di Mauro e Palanca. Questa è una doppietta, rimane solo alle spalle di Pozza. Ancora occasioni mancate da parte del Catanzaro con Sabato, una clamorosa traversa di Palanca e infine l'ultimo brivido viene dal Bologna, ma Ranieri salva in estremis. Praticamente l'ultima mia gara a Catanzaro nel 1981, anno in cui arrivai secondo nella classifica dei cannonieri. Questa con il Bologna sbagliai anche un calcio di rigore, però riuscii poi riuscimmo anche a pareggiare. Questa è stata un'annata, diciamo che la migliore come posizione in classifica del Catanzaro. L'anno che fui ceduto poi al Napoli e qui c'è stata una cosa simpatica, nel senso che quando l'allora direttore sportivo del Catanzaro, che era Spartaco Landini, mi chiese, dice Massimo, c'è il Napoli che ti vorrebbe,
Io praticamente non ho fatto, ho risposto con un monosillabo, io ho detto soltanto sì, va bene. Ecco. E lì è stata la mia cessione al Napoli. Ora colleghiamoci con Napoli per questo pareggio 2-2, vedo già Luigi Necco dietro di me, 2-2 per Napoli-Randniki. Allora Necco, com'è stata questa partita? Beh, dopo un anno, sai, per il Napoli è stato un duro impatto con l'Europa. È stata una bella partita. Nel primo tempo il Napoli ha avuto 11 occasioni da gol, non le ha avute, le ha conquistate, come vedremo dalle immagini che adesso il regista Ciampa ci manda, e purtroppo ha trovato sulla sua strada una squadra decisa a difendersi e un portiere che, per quanto nemmeno tanto stimato dalla sua squadra, si è rivelato eccezionale, questo Stevanovic. Eccoci al 13° del primo tempo, quando Palanca ha tentato di battere il portiere, ma è stato stroncato, diciamo, sul nascere di questa sua bella giornata. Palanca ha giocato molto bene. Ecco ancora un'occasione, questa volta di Musella, e un salvataggio in corner da parte della squadra jugoslava. Qui, per un fallo di mano di Musella su un angolo battuto da Palanca, l'arbitro rimette in gioco una palla che poteva diventare già gol per il Napoli. Ed eccoci ad una rimessa laterale e ad una azione, una delle rarissime azioni del primo tempo degli jugoslavi, con Aleksejic che, come vedete, viene controllato abbastanza bene da Bruscolotti e dagli altri. E qui siamo ancora nel primo tempo. Palanca, calcio d'angolo, il portiere tira fuori dalla porta il pallone, ma batte contro il montante, si riavrà dopo poco. Secondo tempo, lungo lancio di Musella per Pellegrini, miracolosa parata di Stevanovic, angolo ancora battuto da Palanca, che di qui a qualche minuto uscirà sostituito da Damiani, ed ecco un primo segno delle debolezze della difesa del Napoli. Kroll che pasticcia con Castellini e con Bruscolotti su una pericolosa incursione jugoslava. E siamo sempre nel primo tempo al 25°, come vedete, sul lungo lancio di Musella. Pellegrini poteva battere, ma il portiere lo ha trattenuto. Rigore decretato dall'arbitro Courtney, realizza Damiani. Gli abbiamo ricordato che era uscito Palanca, sostituito da Damiani. Gli jugoslavi però non si fermano e rivanno all'attacco. In fondo per loro qualunque gol segnato potrebbe valere il doppio in caso di pareggio, e difatti il pareggio eccolo. Su un errore della difesa, Kroll e Ferrario, soprattutto una svirgolata Sbilenka, ha segnato Stojilovic 2 minuti dopo il gol del Napoli, il pareggio del jugoslavo, del Radniki popolare, cioè del lavoratore. Ed ecco, sull'azione isolata di Aleksejevic, il secondo gol jugoslavo. I napoletani però non si perdono di coraggio. Su una punizione a due in area, Musella sorprende ancora il portiere Stevanovic, e al 45° e 30 secondi potrebbero ancora passare in vantaggio i napoletani su questo lungo cross di Damiani per Marini, che purtroppo lancia al lato. Cosa bisogna dire? Bisogna dire che il Napoli è andato sempre all'attacco, però agli jugoslavi sono bastate due azioni in contropiedi per segnare. Che cosa vuol dire per il Napoli tutto questo? Vuol dire che il rientro in un calcio europeo, combattuto sia pure da così quasi dilettanti, è un tantino più impervio di un campionato che forse manterrà per il Napoli sorprese più dolci. Ad ogni modo, il 30 il Napoli in Jugoslavia dovrà vincere o pareggiare per 3-3. Buonasera. Questa è la mia partita, la prima partita in Coppa UEFA, allora si chiamava Coppa UEFA. Nella partita di ritorno invece io partii dalla panchina e appena entrai, io mi ricordo nel secondo tempo, stavamo sullo 0-0, entrai, un difensore jugoslavo a freddo mi diede una ginocchiata sulla coscia dove praticamente mi mise fuori uso, a gioco fermo questo, non c'erano moviole, non c'era VAR, non c'era niente che potesse giustificare questo atteggiamento assassino che ha avuto questo difensore. Non riuscimmo a vincere la partita e fummo eliminati. A 8 minuti dalla fine il risultato era di 1-1. Cesena e Napoli cercavano ancora di vincere, ma è chiaro che a quel punto il risultato più probabile sembrava il pareggio. Invece le ultime due carte giocate da Marchesi, Musella e Damiani, hanno deciso tutto. I romagnoli sono usciti dal campo a testa bassa, l'arbitro sotto una tempesta di contumelie, il Napoli col cuore in festa, anche se non lo dava a vedere per non offendere troppo gli avversari. Questa è la prima palla gol offerta da Citterio a Pellegrini. Ma dall'altra parte arriva subito la risposta di Schachner con la sua prorompente vitalità. Azione personale, ma bella.
Il tiro è respinto. Su una punizione molto controversa, il piede sapiente di Palanca trova l'angolo basso. I romagnoli avevano protestato a lungo, quasi avessero previsto come andava a finire. Ci sarebbe subito l'occasione per pareggiare, ma Schachner è arrivato in ritardo. Non mancano gli errori da una parte e dall'altra, tuttavia il gioco è vivace. Tira prima Benedetti, poi ci prova anche Palanca. Il gol del pareggio è identico a quello del Napoli. Il tiro di Lucchi viene deviato sicuramente da Bruscolotti, forse anche da Palanca. All'inizio del secondo tempo Schachner patisce un rudo contrasto in area. Lo troviamo però già a terra. Proteste a valanga piovono dagli spalti. Marchesi manda in campo prima Musella, poi Damiani, i due che decideranno. Intanto Piraccini con questo spiovente dà a una parte degli spettatori l'illusione del gol, che arriva 5 minuti dopo con Musella, dopo il lancio lungo a Damiani. Esterno di sinistro in corsa, il Napoli è di nuovo in vantaggio. Il Cesena si fa sotto alla disperata. Filippi, ammonito per la seconda volta, va negli spogliatoi con 5 minuti di anticipo. E un minuto prima della fine la solita coppia Damiani-Musella, che restituisce il favore al compagno, dà maggior corpo alla vittoria del Napoli. La curva della ferrovia assomiglia a una piccola fuorigrotta. Pensavo che con questo gol fosse finita la mia astinenza, diciamo, con il Napoli. Invece fu un'annata travagliata, un'annata dove praticamente non sono riuscito ad esprimermi nei miei valori normali, diciamo. È stata praticamente l'unica rete di quell'anno. Ed è una cosa che mi ha sempre rammaricato. Proprio contro il Milan, che sino a qualche settimana fa veniva indicato come una delle squadre leader della Serie B, il Como, che gioca al risparmio, nel senso che non fa mai nulla di eccezionale, ma tutto di estremamente utile, ha conseguito il 12° risultato positivo di questo campionato. Erano stati i rossoneri per primi andare decisi verso la rete del Como, ma è mancato sempre il tocco risolutore, tanto che i tiri più pericolosi sono stati i difensori a farli. Ne abbiamo visto uno di Eviani, che si pone in evidenza anche con questa punizione. Nella ripresa subito la doccia fredda, Palanca trova lo spiraglio e infila Piotti, troppo lontano dal palo. Sembra che il Milan comunque ce la faccia a rimontare, ci tenterà tra poco Serena con una bella rovesciata che Giuliani è molto bravo a intuire. In contropiede però ancora il Como si rende pericoloso. Nicoletti mette una gran paura addosso a Piotti, che si salva come può. Finalmente si vede anche Jordan, che da lontano tira e costringe Giuliani a mettere in corner. Passa qualche minuto e questa volta ci tenta Canuti. L'assalto del Milan resta infruttuoso, mentre il Como è sempre pronto al contropiede. In questa occasione è Piotti a mettere in angolo su un gran bel tiro di Palese. Con questa vittoria il Como propone la sua candidatura nel ristretto gruppo delle squadre che mirano la Serie A. Noi quell'anno poi riuscimmo anche a arrivare a fare gli spareggi per andare in Serie A con Cremonese e Catania. Però non ci siamo riusciti, andò il Catania e noi rimanemmo in Serie B. E io l'anno successivo poi sono ritornato al Napoli. Come giovine nobildonna non invitata al grande banchetto domenicale, la fiorentina è stata una mezz'oretta a riflettere, un po' sdegnosa, su questa sorta di sgarbo della vigilia fatta dalle grandi firme. Non menzionata tra le grandi, si è messa in evidenza approfittando di una squadra, il Napoli, in pieno soccorso. All'inizio, commozione con applausi. Artemio Franchi veniva proprio qui a sedersi. Ora ci sono i fiori. E sotto le squadre sull'attenti. È la cornice che applaude dopo un attimo di silenzio. Il campionato incomincia senza questa grande figura internazionale che domani sarà ricordata nel 30° a Coverciano con rappresentanze federali di tutto il mondo. E in campo, a Firenze come a Genova e a Torino e così via, hanno risposto con i gol. 6 dei 33 messi a segno proprio nell'aria di una presenza spirituale. È vero che si è dovuto attendere molto,
si è assistito al gran gioco di Massaro e a palla fuori per un soffio al 32esimo. E al 34esimo a contratto, piede ruvido con il grazie di Castellini. Poi Oriali ha sbloccato il tutto, 43esimo, e il Napoli ha rivelato la sua fragilità, fin qui mascherata dalla disinvoltura. Sicché, sul giochetto di Antonioni, Monelli ha incominciato la sua domenica di gloria. Chi invece ha rispettato il perfetto manuale del centroavanti è stato Monelli, dopo aver segnato di destro alla fine del tempo, eccolo segnare di testa al 18esimo della ripresa. E poi ancora di sinistro un gol, il più bello, che vediamo insieme. Napoli dunque verso il naufragio? No, c'è stata l'impennata, Kroll suggerisce a Palanca il gol della bandiera. Ma io chi sono, sembra dire Iachini, e lo dimostra subito con uno splendido gol. Qui si vede che da questa partita l'annata tribolata che è stata quella del Napoli, ed io con lo stesso sono andato a ruota a questa situazione. Anche questo è stato l'unico mio gol nel Napoli, in una sconfitta per 5-1, abbastanza pesante. Anche quella è stata un'annata particolare, dove praticamente il Napoli, con cambi di allenatore, con situazioni abbastanza complicate, ha fatto sì di fare un'annata molto molto tribolata. I Folignati sono in tenuta bianco-azzurra, i Fanesi in tenuta bianco-rossa. Al settimo Olivetti riprende e devia su Palanca. Questi di piatto sinistro segna il primo gol del Foligno. Sette minuti dopo, ripetizione dell'azione. Da destra crossa a Barbetta ed è Olivetti a segnare di piatto destro. 2-0 per il Foligno. Nella ripresa, dopo il gol mancato in apertura da Agostini e da Palanca, lo manca col portiere fuori dai pali Morra. Gli Adriatici creano le premesse per accorciare le distanze. Assist di testa di Romano in area Folignate, Villanova realizza. Tre minuti dopo Talevi, stretto dai Folignati in area di rigore, rotola terra ed è lo stesso Talevi a trasformare il tiro dagli 11 metri. 2-2. Per il Foligno significa scendere dall'altare della possibile promozione e finire tra la polvere. Il quinto posto conseguito in questo torneo non lo gratifica a sufficienza. Per il Fano si apre invece la via degli spareggi. I marchigiani, per l'espulsione di Barducci, hanno giocato l'ultima mezz'ora di gioco in 10 uomini. Qui siamo praticamente a Foligno, dove non è che sia stata una mia scelta proprio definitiva, nel senso che dopo la parentesi di Napoli nel 1984 praticamente sono entrato nel dimenticatoio. Nessuno si è più ricordato di me, nessuna squadra. Addirittura ho chiesto a qualche società di darmi la possibilità di fare la preparazione per farmi trovare pronto per un'eventuale chiamata, ma addirittura mi fu negata questa possibilità, perché potevo creare dei problemi all'interno delle squadre. L'unica società che mi ha concesso di fare la preparazione è stato proprio il Foligno, che praticamente si allenava vicino a casa mia, vicino a Camerino, a Colfiorito. E allora io sono andato da loro dicendo che nel momento in cui ci fosse stata una chiamata da parte di qualche squadra, io me ne sarei andato. Invece, come dicevo prima, nessuno si è mai fatto sentire da parte di società, da parte di direttori sportivi, da parte di allenatori. Non so che cosa sia successo. Fatto sta che alla fine, a dicembre, ho accettato di tesserarmi con il Foligno. E facemmo anche una bella stagione. Arrivammo quasi alla promozione. Noi stavamo in C2, arrivammo quasi alla C1, che la sfiorammo per un soffio. L'anno successivo invece ci fu il patatrac, nel senso che la società è fallita, ci sono state minacce di ritiro dal campionato, così, e praticamente questa società fallendo ha svincolato un po' tutti i
i suoi calciatori. L'esperienza che io reputo positiva nel Foligno, innanzitutto io ringrazierò sempre il Foligno perché mi ha dato la possibilità di rimanere nei professionisti e in più mi ha dato anche la possibilità di segnare 18 gol in un anno e mezzo praticamente, perciò di essere ancora considerato un giocatore che poteva ancora dare qualche cosa. Contro il Barletta, puntuale è arrivata la conferma. Il 3-2 finale non rende merito e giustizia ai calabresi, protagonisti di una gara maiuscola, autoritaria. È stata una gara vincente, ricca di emozioni, davvero uno spettacolo inconsueto per le platee della Serie C. Botta e risposta quasi in apertura nel giro di appena 2 minuti. Palanca prima, gol di Rapina alla sua maniera, Scarnecchia dopo, perfetta la girata di testa dell'ex romanista. Catanzaro di nuovo in vantaggio al 12° della ripresa con Caramelli. Barletta pronto all'appuntamento con il pareggio 4 minuti dopo con Pesce. Quasi involontaria, si fa per dire, la sua deviazione vincente. La rete del 3-2 ad un quarto d'ora dalla fine. Autore Cozzella su preciso assist di Bagnato. Dopo la parentesi di Foligno, anche qui non ci sono state molte richieste. Secondo me l'unica società dove io potevo avere la possibilità di rilanciarmi era una società dove io praticamente mi sentissi a casa, e questa poteva essere solo tanto il Catanzaro. La piazza, i giornalisti non erano molto, molto contenti, nel senso che pensavano che, dice, questo a 33 anni viene a svernare a Catanzaro, e non erano molto convinti. Però io sapevo di quello che potevo dare e accettai la sfida di Catanzaro. Il derby tra Catanzaro e Cosenza, terminato con il risultato di 3-0 per i padroni di casa, è stato nel segno di Massimo Palanca, 36enne, inesauribile attaccante alla sua 10ª stagione con la casacca del Catanzaro. La tripletta è sua. Ora il Catanzaro porta 12 le reti in questo campionato, ma rimane la formazione che ha più problemi in prima linea. Conferma comunque anche il suo buon assetto difensivo. Ora è a quota 27, in una posizione tranquilla, mentre il Cosenza rimane ancorato a 30 punti. Quelli con il Cosenza io mi sono ritrovato a fare dei derby veramente infuocati, perché ci furono dei problemi negli anni che io non ero in Calabria. Perciò un anno andammo a Catanzaro, dove a Cosenza, scortati dalla polizia, già da 50-60 chilometri prima di arrivare allo stadio. E lì c'è stata pure una, non dico una guerra, ma quasi, dove praticamente trovammo lo stadio completamente stracolmo prima, un'ora e mezza prima dell'inizio della gara, un clima assolutamente ostile, e mi ricordo che io non dovevo neanche giocarla quella partita, però l'allenatore di allora, Claudio Tobia, mi disse se potevo andare in panchina. Io ci sono andato, ma così, quasi per fare numero. Invece nel secondo tempo, la partita, eravamo sull'1-1, mi chiese se volevo entrare. Io mi alzai per riscaldarmi e subì degli insulti, e tante cose poco piacevoli mentre mi riscaldavo. E lì mi è montata un po' di rabbia. Perciò il mio ingresso in campo poi si è tramutato, questa rabbia si è tramutata in rabbia agonistica in campo, e segnai 2 gol e vincemmo per 3-1. Poi in un altro derby a Catanzaro, come abbiamo visto nelle immagini, vincemmo per 3-0 e feci 3 gol. Perciò il Cosenza era un cliente abbastanza buono per me. L'unica grande emozione di una partita fiacca e inconcludente da finale di stagione al 70°, quando Fausto Silipo concede il giro d'onore a Massimo Palanca.
Il protagonista di tante esaltanti battaglie lascia il calcio, l'applauso corale lo commuove, piange questo piccolo ma generosissimo campione, mentre tutti, arbitro compreso, si complimentano con lui. In fondo, con l'uscita di scena di Palanca, va in archivio anche un pezzo di storia del Catanzaro. Forse Orei avrebbe meritato un congedo migliore, con la sua squadra ancora tra i cadetti e non già retrocessa nell'inferno della C. Ed ora passiamo al commento della gara. Primo tempo. Bisogna aspettare 27 minuti per assistere ad una vera azione di gioco. Smarcato in area avversaria da Fontana, Lorenzo si fa però anticipare da Lancini nell'attimo decisivo. Ma il Catanzaro potrebbe passare 50 secondi più tardi, ma si incarica di Bitonto con uno splendido colpo di reni ad annullare l'astuto pallonetto di Fontana. Ripresa più interessante rispetto al primo tempo. Cresce in avvio il ritmo e tenta di salire in cattedra il Barletta, ma è solo un fuoco di paglia. Con l'orecchio attaccato alla radiolina, i pugliesi si accontentano poi di controllare gli avversari, incanalando l'incontro sui binari della non pericolosità. Finisce con i giocatori del Barletta braccia al cielo. La salvezza è ormai acquisita. Mario Corso e i dirigenti biancorossi possono finalmente liberarsi ed urlare tutta la loro gioia. Sì, alla fine devo dire che c'è stata un po' di commozione, perché non si possono cancellare 20 anni di carriera. 20 anni che si gira in tutti i campi di calcio, è chiaro che tutti i ricordi in quel momento vengono poi alla mente, no? Comunque io mi ritengo soddisfatto di quello che sono riuscito a fare. Purtroppo sono stato costretto a lasciare in un momento molto triste per il Catanzaro, con una retrocessione, secondo me immeritata, perché di tutte le squadre la nostra non era senz'altro l'ultima. Ecco, forse avresti meritato un congedo diverso, ma adesso quale dovrà essere il futuro del Catanzaro? Secondo te su cosa bisogna lavorare? Ma secondo me la prima cosa da fare è cercare di appianare tutti questi dissapori che ci sono in città e poi lavorare insieme per il futuro del Catanzaro, prendendo un allenatore che tracci un programma d'accordo con la società, in modo che si possa ritornare in tempi, se non brevissimi ma brevi, ai posti che diciamo che si merita il Catanzaro. Ecco, e per Palanca un futuro da dirigente? Sì, molto probabilmente sì, almeno c'è questa parola con la società. Io sono molto soddisfatto di questo, perché non mi vedo a lavorare in un'altra società. Questi sono i miei piedi taglia 37 e per questo mi sono stati appiccicati molti nomignoli, tipo piede di fata, piedino d'oro e via discorrendo, proprio perché essendo un numero piccolo e abbastanza inusuale per i giocatori di calcio. Però questi piedi mi hanno dato la possibilità di ottenere dei bei risultati in carriera, come i 115 gol nei professionisti, più un'altra quarantina di gol nei dilettanti. Perciò io sarò sempre grato ai miei piedi, se così si può dire. La mia è stata una carriera abbastanza, non proprio ai vertici, però è stata una carriera che mi ha dato delle grosse soddisfazioni. Adesso invece sono il selezionatore della rappresentativa giovanissimi del Comitato Marchigiano, al quale sono molto legato, perché voglio dare parte della mia esperienza, la voglio mettere a disposizione dei giovani. Io non voglio insegnare niente, però voglio cercare di dare quei rudimenti, diciamo, del mondo del calcio, che c'è bisogno nel mondo del calcio, e questo cerco di trasmetterlo ai ragazzi. Ora vivo a Camerino, in provincia di Macerata, ed è una cittadina universitaria dove praticamente siamo afflitti da una calamità naturale che non ci lascia vivere, ed è il terremoto.
Io avevo un'attività in pieno centro storico, il quale è chiuso, e abbiamo dovuto delocalizzare il negozio nel paese vicino. È una cosa che ci sta provando molto e praticamente sono sicuro che noi marchigiani siamo tosti, praticamente ne usciremo fuori senz'altro alla grande.